Buongiorno. Ci siamo svegliati con una brutta notizia. Ci hanno detto che hanno chiuso le palestre per i prossimi almeno 10 giorni, quindi in questo video niente edit fighi in palestra, però faremo un allenamento da casa che però vi mostro un attimino più tardi. Intanto divertiamoci a fare tutte le attività che vogliamo in casa. E allora, per prima cosa vi voglio mostrare il behind the scenes del prossimo lancio di Kaizen Athletica che faremo a inizio febbraio. Questi sono tutti i color palettes della scelta dei colori dei capi e questo intanto è il setup che mi sono fatto con computer e desktop, perché avere un desktop grande mi aiuta veramente un casino. Io sto indossando il campione finale dello Stripe Set, questo è il colore Ardesia. Non badate alle taglie, anche perché io solitamente porto una M e una L di sopra e questo invece una S, infatti mi sta bella stretta sulle braccia. Per i pantaloni invece è l'inverso, questi sono una L, ma io ho le gambine e solitamente indosso una S, una M, quindi non badate alle taglie, però è per farvi capire un pochino il fit e il colore. Lanceremo questo colore, lanceremo lo stesso stripe set anche in bianco e nero, lanceremo due hoodies, uno burgundy e uno blu, bellissimi, e in più lanceremo due magliette performance con un logo centrale. Questo è solo un preview, quando avremo i prodotti finali nelle mani ve li faccio vedere e non vedo l'ora del lancio veramente, però per ora dobbiamo aspettare ancora un pochino. Ok ragazzi, mi sto preparando il pranzo e solitamente faccio nelle giornate lavorative almeno faccio un paio di pasti principali al giorno e poi due o tre snack, e solitamente a pranzo mi faccio qualcosa di rapido. L'ultima volta vi ho mostrato la stracciatella, facilissimo, con le uova. E un altro pasto che faccio molto molto spesso è semplicemente due scatolette di tonno in scatola, lo so, un po' triste ma se fa, e del riso bianco. E ovviamente qua, per minimizzare tutti il tempo, nemmeno lo cuociamo ma prendiamo direttamente quello già quasi precotto dal supermercato, ed è vero che è un sacco di plastica che stiamo utilizzando, però poi facciamo il riciclaggio, quindi almeno quello. Se voi invece volete potete tranquillamente farvi il riso bianco in padella. Ho letteralmente messo 2 minuti in più per rendere un po' più buono, a volte ci aggiungo della passata al pomodoro. Oggi ci vado per un pochino di parmigiano. Ok, diciamo che il parmigiano in questo momento non lo sto nemmeno tracciando, cioè non è che peso il parmigiano, ma semplicemente ne metto un po', vado un po' ad occhio, tanto lo faccio da 3-4 anni, non c'è bisogno che sono super preciso in questo istante, avrò messo intorno ai 25 grammi, almeno lo traccio così, e poi mischio bene su tutto e a volte lo rimetto per un 30 secondi nel microonde, così che il parmigiano ci scioglie un po', e letteralmente questo sarà il pranzo di oggi. Ci ho messo 3 minuti, così che poi mangio e mi rimetto a lavorare. E poi invece è stasera per cena che faremo una cosa un po' più cucinata, un po' più buona, magari anche insieme a Sam, perché proviamo a mangiare, a cenare insieme. Yeah, questo è il pranzo. Semplice, buono. Parmigiano fa, rende tutto buono. Yeah. Che te guardi? Hai fatto il cretino? Andiamo da Gigi che si sta allenando. Ok ragazzi, allora noi ci stiamo allenando, è uno dei soliti allenamenti a casa. Molti di voi mi hanno scritto su Instagram dicendo che la difficoltà più grande è proprio in casa riuscire a trovare la motivazione giusta per spingersi. Capisco perfettamente, ci sono 3 cose che io faccio per entrare nel mood. Prima cosa, l'environment, quindi dove stiamo, importa tantissimo. Dato che non siamo in palestra, proviamo a ricreare una sorta di palestra, quindi se dovete vi mettete la musica, mettiamo la musica su YouTube, quello che è. Seconda cosa, mettetevi e vestitevi magari in modo diverso rispetto a come eravate vestiti nella giornata. Vi mettete dei vestiti sportivi, mettetevi appunto i cuffioni, se volete le scarpe, jogger, quello che è, e fate le stesse abitudini che fareste in palestra. Io
prima di iniziare vi faccio uno scoop di questi Amino Energy, che può sembrare abbastanza ridicolo, ma così che sono sicuro, mamma mia, faccio sempre un casino con queste cose. Flashback. Devo prendere tutte le cose. Oh, guarda che ho appena fatto. Oddio, un casino all'ultima notte. Oh, madonna. Faccio sempre un casino, però così sono esattamente nella stessa mentalità. Qualsiasi cosa su Foodspring che volete, se siano gli amino, le proteine, potete usare il mio codice sconto Muscoli a Vita FSG per il 15% di sconto. E quindi abbiamo il nostro pre-workout pronto, abbiamo fatto tutte le abitudini solide che faremo in palestra, così che condiziono la mente. Anche la creatina, mi faccio 5 grammi ma post-workout insieme al pasto, quindi la lascio per dopo. Terza cosa fondamentale, so che a casa uno si sconcentra dopo poco tempo, magari dopo 30 minuti uno si è già rotto un po' le palle di essere concentrato e focalizzato sull'allenamento, hai un sacco di altre distrazioni, vogliamo fare qualcos'altro, e quindi io cosa faccio? Faccio un allenamento full body con solamente 2 serie lavorative per ogni gruppo muscolare, e però includo la tecnica Myo Reps. Tecnica Myo Reps non è altro che, invece di fare una serie e basta, facciamo una serie spinta vicino al cedimento, seguita poi da 4-5 mini serie per andare ripetutamente al cedimento. Quindi è una serie principale seguita da 4-5 mini serie di massimo di ripetizioni, solitamente riusciamo a fare 3-4-5 rep con 4-5 secondi di recupero. Vi faccio vedere i miei esercizi preferiti. E ok ragazzi, vi appoggio un attimo qua, abbiamo fatto in realtà super rapido, tipo 35-40 minuti, abbiamo fatto, come vi ho spiegato prima, la tecnica dei Myo Reps, è andata bene. Purtroppo a casa non possiamo fare per bene, secondo me, almeno bicipiti, meno che non hai veramente dei carichi che ti servono, quindi o dei secchielli che puoi riempire, oppure con la sabbia o cemento o cose varie, sennò diventa un po' difficile se proprio non si hanno nemmeno i manubri bilancieri. Quindi bicipite è molto difficile, gambe è molto difficile perché non abbiamo carichi pesanti, deltoide posteriore sicuramente difficile, femorale anche quello difficile, però almeno per quanto riguarda spalle, petto, schiena, tricipiti, almeno quello riusciamo a farlo. Comunque facciamo un piccolo update con un po' una luce decente. Non so quanto si vede, magari. Sammy, ti posso, anzi, Sammy se sta a spaccare. Posso passarti un attimo così facciamo un physical update, luce decente. Rimani là. Un po' difficile perché abbiamo queste luci in downlighting. Schiena direi che è decente. Pazzesco. Ce l'hai sempre avuta, no? Definitissimo, cazzo. Boh. Girati un po'. Però sì. Rimani là che la luce non è sbiada. Vabbè. Mi metto qua, poi che ieri qua mi piaceva. Sì, andiamo. Senti, mettere qua. E niente, questo è il fisico con la luce più naturale. Prima abbiamo visto sotto luce perfetta. Io proverò a restare più costante anche da casa, anche se parlando con alcuni di voi, e voi lo sapete, tipo da casa c'è questo fatto che devi motivarti da solo, perché l'environment, la palestra, la sensazione che ci danno i carichi pesanti, a casa non ce l'abbiamo se non abbiamo attrezzatura adeguata. E però un buono stimolo si può fare. La cosa importante, sempre quello che dico, uno è meglio di zero, quindi invece di non fare niente, magari non riesci a fare 100, ma magari puoi fare uno, quindi ditti che ti fai solamente 50 piegamenti, e poi una volta che inizi vedrai che almeno un piccolo allenamento lo puoi fare, proprio come magari Sammy adesso. Mm-hmm. E niente, questo è tutto, proveremo a mantenere la condizione, proviamo a mantenere la dieta. Yeah, yeah, this is it. Non so mai come finisce il clip.
No, io sto guardando te, no, dai, ci sta. Good physique. Non è perfetto. Cioè, se devo essere sincero, anche con la dieta ieri e l'altro ieri, alla fine Sam mi ha cucinato la carbonara col bacon, non potevo dire di no. Però equilibrio, raga, equilibrio. E poi se vogliamo essere grossi... Sì, sì, va là, va là. Si va qua. Greve come cambia tutto. Sono piccolo, comunque. Ah, non è vero. Dai. Dovevo finire il video ieri e invece la mattina seguente, perché ieri mi sono ho continuato a lavorare un pochino e ho pensato quindi di parlare proprio di questo, perché magari voi in quest'anno eravate all'università o eravate studenti nel 2020, oppure eravate al lavoro, magari eravate usciti fuori casa e per via della situazione attuale col Covid e tutto siete dovuti magari rientrare a casa. Io parlo anche perché la mia ragazza, lei studiava a Milano e col Covid ovviamente è dovuta tornare e rientrare a casa, e diciamo che stava iniziando quel passo dell'essere indipendente e il Covid ha un attimino magari bloccato tutto e forzato tutto, adesso è un pochino in hold. E io che alla fine ho la vostra età, magari sono un po' più grande di alcuni di voi, magari sono un po' più piccolo di alcuni di voi, anche per me è stato un pochino così nel 2020. Cioè, io mi ricordo che prima che succedesse tutta la pandemia siamo andati a Dubai e dopodiché io a quel punto stavo già guardando per aprire degli uffici a Barcellona, perché quello per me era il next step, no? Quello era la cosa successiva che io dovevo fare, che volevo fare, dato che è tutto più o meno virtuale con YouTube, è tutto online, mi sarebbe molto piaciuto avere una cosa più fisica dove anche voi, se mai venivate a Barcellona, che so io, potevate venire, sapevate che ci stava un ufficio, magari una piccola palestra. Quello, diciamo, era il mio next step che vedevo per essere indipendente, e molti di voi magari appunto avevano queste next step, che sia per il lavoro, che sia per gli studi, magari alcuni di voi pensavano di aver già finito, invece non avete finito, pensavate di essere indipendente e vivere da soli da qualche parte, invece siete tornati a casa. Una cosa che io penso che potete tutti fare, che mi ha aiutato molto a me a continuare e non abbattermi, è mantenere, magari cambiare, modificare un attimino la visione, ma continuare ad avere una sorta di visione per la vostra vita. E magari alcuni di voi dicono: Giulio, ma io non so qual è la mia passione, io non so cosa voglio fare. E la cosa migliore, in realtà, se questo è il caso, è di provare a fare più esperienze possibili, più lavori possibili, e così magari non siete seguiti dalla vostra passione, però facendo i lavori sapete se questo vi piace, questo non vi piace, e potete tick oppure no, eliminare dal vostro, diciamo, libretto mentale di quello che vi piace fare e quello che non vi piace fare. E io ho avuto la fortuna ovviamente che prima di iniziare YouTube avevo fatto due o tre lavori diversi, e per ultimo avevo fatto quello alla Shell, proprio come ingegnere, che era quello che avrei dovuto fare io uscendo dall'università. Ma mi sentivo in quell'ufficio, mi sentivo così bloccato, così chiuso. I primi sei mesi era bellissimo, bellissimo, cioè dovevo imparare tutto nuovo, c'era questa learning curve pazzesca, ma poi veramente mi sentivo chiuso dentro in questo ufficio che dovevo andare ogni giorno, che avevo gli orari abbastanza fissi e mi stava stretto. Per me a 22-23 anni quello mi stava stretto, e allora volevo fare qualcos'altro. E ho preso un rischio e ce l'ho messa, veramente ho messo così tanto lavoro per poter creare questo che abbiamo creato adesso, e sono così fortunato di poter dire che questo adesso e per tutto il 2020 è stato il mio lavoro e è stata la mia passione. Ed è tutto iniziato con quello: visione, capire che se vuoi ottenere qualcosa sopra la media devi lavorare sopra la media, e capire che ci saranno sempre i rischi in qualsiasi scelta. Uno non è che sceglie sempre sapendo che quella scelta sarà la scelta giusta, però se in testa c'è quella scelta, in testa sapete che c'è un rischio, ma quindi lavorate per provare a rendere quel rischio calcolabile. Ed è quello che ho fatto io nel 2020. Abbiamo iniziato Kaizen con il Covid. Uno potrebbe dire: ma Kaizen, cioè, un nuovo avviamento, nessuno esce, a chi gli frega di Kaizen? Ed è verissimo, però non possiamo pensare così. Dobbiamo avere una visione, dobbiamo metterci del lavoro e dobbiamo provare a creare qualcosa. E tu devi fare la stessa cosa,
se il 2020 hai visto appunto, ti è sembrato che sei tornato indietro, modifica un po' la tua visione, metti degli obiettivi per quest'anno e l'anno prossimo, obiettivi più specifici possibili, prova diverse attività e diverse esperienze. Se ti senti perso, non sei perso, sei solamente presto nel percorso. E yeah, take risks, take calculated risks. Io la lascio così, io e Sam adesso usciamo, ci andiamo a prendere un caffè e iniziamo il vlog sul canale di Kaizen Atletica. Spero vi sia piaciuto questo video, spero che vi stia piacendo, che mi sto aprendo molto di più anche a livello personale, a quello che ci tenevo a fare, e l'anno scorso avevo un blocco mentale a farlo, probabilmente perché pensavo che dovessi sempre fare informativi, invece adesso dividendo così i canali mi è molto più chiaro. Niente, se avete 2 secondi e vi va, mi aiuta per l'algoritmo, lasciateci un like, commentate, potete pure non dire niente, quello che volete, però lo dico per l'algoritmo, se vi va di farlo vi apprezzo, e niente, ci vediamo nel prossimo video.